Su un qualcosa di spicy a tema horror incredibile. Ragazzi, c'è un audio qui che mi sta fracassando le orecchie in una maniera incredibile. Ragazzi, sto provando ad abbassarlo, ma questo giochino non ha delle impostazioni grafiche che posso toccare, quindi è tutto un po' così improvvisato, ma è il bello di questa specie di nuova serie che vi sto per raccontare, incredibile. Come sapete ragazzi, su questo canale incredibile la tematica dei giochini horror non mancherà mai, da grandi serie classiche come Poppy Playtime, Bendy, Dark Deception e chissà quali altre serie nuove usciranno, oppure i sequel con capitoli nuovi eccetera. Però voglio fare anche un'altra cosina che voglio aggiungere a questi grandi classici sul canale, cioè quelli che potremmo definire gli horror da una botta e via. Cosa intendo con horror da una botta e via? In questa piccola rubrica che avrà una playlist dedicata incredibile, ci voglio mettere alcuni giochini horror, alcuni che mi avete consigliato voi nei mesi e altri che ho scoperto io, che sono giochini horror da una botta e via, cioè giochini horror che durano massimo mezz'ora, un'ora, proprio a farla grande, ma io penso il massimo durano mezz'oretta, che tendenzialmente tendono ad essere gratuiti, al massimo costano 2-3 euro, sotto i 5 euro ragazzi, così, quindi giochi brevi e che costano proprio poco, che finisco in un episodio. È massimo 2 se voglio fare qualche extra, ragazzi. E questa cosa mi è venuta in mente, ragazzi, perché effettivamente a me piace giocare tantissimo i giochini horror. E ripeto, a voi piace da morire e vi ringrazio di cuore incredibile per tutti i complimenti che mi fate, per come porto in maniera godosa la tematica horror su questo canale pazzesco e assurdo. Tra l'altro ne approfitto anche per ringraziare tutti quelli che ultimamente si sono dedicati anche a guardare altre rubriche oltre ai giochini horror, che possono essere 4 chiacchiere di godo, gli special con questi personaggi stravaganti che convivono in questo ufficio con me ogni giorno e mi impediscono di fare tutto quello che mi pare incredibile. Quindi vi ringrazio per il supporto che state regalando al canale, incredibile, e direi di aprire questa sub rubrica, se vogliamo, a tema horror, proprio con questo giochino che mi era stato consigliato, credo, quando iniziai Dark Deception, e mi aveva consigliato questo Rental, mi ha detto: ah dai, una speranza perché è carino, e mi aveva triggerato perché aveva usato una terminologia spicy che ho scoperto essere parte della community di questo mini giochino, che è un Animal Crossing fuso con Silent Hill. Quando mi hanno detto questa cosa, ragazzi, mi è salito un'emozione. Il secondo, che probabilmente registrerò dopo questo video qui, l'ho scoperto io invece, non vi dico che cos'è, però state tranquilli, pure quello sembra molto molto carino. Quindi ragazzi, se vi va di consigliarmi altri giochini che hanno a che fare con questa piccola categoria, quindi che sono giochi molto molto brevi, gratis e un massimo che costano 1-2 euro, state tranquilli che li porterò in questa piccola rubrica sus. Detto questo ragazzi, con questo furgoncino che già mette ansia di suo, press to play, vai! Ok ragazzi, ma con quale inizio me lo stai dicendo? Allora, non so i tasti, però deduco siano i soliti, no? WASD. Allora, la trama, ho letto solamente le due righe di Steam che dice: succedono cose in questa casa, sopravvivi, credo. Ci sono tipo 10 achievement, questo gioco ha più achievement tra un po' di giochi importanti. Allora ragazzi, i movimenti della nostra coniglietta diciamo che sono slow a dir poco, però sus. Quindi questa cosa è la nostra famiglia, noi ci siamo trasferiti da qualche parte? Posso interagire col camion? Il nostro furgoncino della Suzuki, ok. No, non posso correre, allora interagiamo con papà, con io. Dad, cosa ne pensi? Umi, it's not too shabby. Ok, non è così abbandonata. Bro, ok, è un fratello. Did you wanna play with me? Vuoi giocare con me? Va bene. Umi no, grande Umi. Brava, così ci piacciono. Ragazze convinte e sus. E la mamma? La porta è aperta, possibile che l'uomo dell'affitto, insomma, può essere già qui. Ok, ho preso un achievement. Parla con la famiglia. Vabbè, che belli i giochini che ti danno gli achievement con questa facilità. Ok, quindi abbiamo parlato con la famiglia e ci ha dato un achievement. Posso andare a esplorare? Non dovrei andare troppo lontano. Non so perché mi aspetto qualche jumpscare a bassa risoluzione. Andiamo a vedere la casetta. Ok, entriamo in casa. Siamo calmi, eh? Chi ha chiuso la porta? Ehi, aprite. Va bene. Cioè, tecnicamente c'è nostra famiglia fuori, potrebbero aprire loro, però. Va bene, qualcuno ci ha chiuso dentro o la casa ci ha fatto chiudere dentro. Quindi devo cercare l'uomo degli affitti. Sus. Ah, ok, le porte si... basta che gli vada addosso di testa e si aprono, va bene. Ok, qui c'è un mobiletto, una poltrona. Comunque, guarda, gli hanno messo le animazioni in base a quali oggetti vede. Vedi che gira un po' il collo? Questo che cavolo è, ragazzi? Solo io vedo questo affare marrone che fluttua. È la luce, forse. Ok, andiamo avanti. Apriamo questa. Ok, questa è la cucina, mi sa. Quindi quella è il salotto, quella cucina. Allora, ragazzi. Ok, niente, il dialogo è sempre lo stesso. L'atmosfera nel suo piccolo c'è, ragazzi. Penso un giochino gratuito
da 200 mega, ragazzi, di quell'altro che ho scaricato su 500, quindi pensate voi. Questo è il bagno, la parte più importante di tutte le case, il bagno sus. C'è un'altra stanza. Ah, ok, hanno la porta del bagno collegata a quest'altro salone. A questo punto andiamo prima di qua. Ho un po' d'ansia, ragazzi, perché mi aspetto qualche jumpscare sus. Qui la camera, forse la nostra o quella di nostro fratellino. Sì, l'ho visto, ragazzi, che c'è un coniglio sus qui, eh. Amico, tutto bene? Ok, lo sguardo è sus di questo uomo coniglio sus. Sei venuta da fuori? Sono rimasto bloccato qui dentro per settimane, mesi addirittura. Che si è mangiato questo? Il muro? Non so più neanche da quanto tempo. Umi, ho bisogno di prendere le chiavi. I miei genitori sono... Ok, l'ha interrotta e gli ha detto: dimentica la tua famiglia, non la vedrai mai più. A meno che... A meno che cosa? Dice Umi. Devi eseguire un rituale sus per esorcizzare questo posto. Ma è una cosa semplice per una ragazzina. Ok, sì, è questo. Non lo posso fare da solo, ovviamente. I'm just some helpless rentalman. Sono solo un uomo dell'affitto che chiede aiuto. Ma tu, piccola ragazzina, cosa potrebbe essere meglio? Suona molto male, ragazzi. Non vorrei che devi sacrificare una ragazzina per uscire da sto posto, eh? Io la butto così. Devi solo trovare gli artefatti. Fammi vedere. Sei crosses, sei croci? Va bene. Un uomo arrabbiato? No, no, non io. Tre candele. E poi? Quando è scomparso, puff! Va bene, credo tu dovresti saperlo. C'è una stanza segreta da qualche parte qui. Non so come evocarla, credo quindi riferita alla stanza. Ma alcuni oggetti sono probabilmente qui. Buona fortuna. Quindi l'uomo degli affitti è lo spettro della casa? Ah, ok, adesso posso interagire con tutti gli oggetti. Ok, sta guardando il televisore. La TV sembra frizzata. Mi piacerebbe dormire in un letto così grande. No, che ha detto sull'armadio? Non c'è niente qui, però sembra un bel posto per potersi nascondere. Qui c'è una croce? Ah, ho capito bene che servivano i crocifissi. Primo crocifisso. Ok, torniamo nel bagno. Che il bagno di solito nasconde sempre dei segreti. Non posso arrivare in quel mobiletto lassù. Non ho tempo per farmi un bagno caldo. Ma i dialoghi però sono simpatici. Preferirei di no, perché è sporco il lavandino, va bene. Ok, questo che cos'è? Ah, no, non l'ha preso, l'ha solo osservato, va bene. Qui c'è qualcosa? È chiuso. Ok. Non è il momento di fare una dormita. Adesso Umicia, lo vedete che c'ha un crocifisso addosso? È evidentemente era appoggiato sul letto. Ho premuto invio e l'ha raccolto. Ho preso pure un achievement. Ok. Allora io direi di tornare un attimo all'inizio e la riesploriamo tutta sta casa. Ok, nel mobiletto all'inizio trovo due candele, ne serve un'altra. E il tavolo? Ok, sì, quando tocchi il tavolo fa questo suono abbastanza creepy. Va bene, una poltrona. Questa texture sembra molto meaty. Credo intenda carnosa. Beh, sentite, si sembra fatta di carne. C'è sempre qualcosa in mezzo ai cuscini? Ho trovato una candela. Carina questa, nascosta nei cuscini. Molto carina. Non mi sento benissimo. Questo era fatto bene, eh? Ok, questo non me l'aspettavo. Cioè, ero nel momento in cui adesso arriva qualcosa, ma non me l'aspettavo. E sì, quindi questo rumore di porta è quella, è questa specie di entità sus che apre le porte. Quattro sedie? Il mio piccolo fratellino dovrebbe mangiare all'esterno? Ma come? Non eravate in quattro poi voi, scusami. Ragazzi, è inquietante questa specie di Slenderman coniglio, ve lo dico, eh. È molto inquietante. Nessun problema qui. Ma posso andare al frigorifero o mi attacca quell'affare? Dobbiamo andare avanti, ragazzi, stiamo attenti, eh. Qui abbiamo esplorato tutto? Il salone, non me lo ricordo. Sì, qua abbiamo fatto... E non posso fare niente, ragazzi, si frizza tutto e basta. Ok, andiamo da questa parte prima. Ok, abbiamo trovato una donna dentro le sbarre. Lui ha detto che c'è una porta nascosta. Però non so dov'è. Sto premendo invio dappertutto. Ho appena detto sto premendo invio dappertutto. A culo ho trovato una chiave. Però non so cosa apre adesso, amici. Allora, io tornerei qua. Forse è qui la porta segreta? Mi sa che è randomico questo affare. Cioè, in base al numero di passi che fai lui appare. Una cosa del genere, secondo me. Provo a tornare all'inizio, no? Quindi non devo fare più il rituale? No. Quindi non è la chiave per uscire. È la chiave di qualcos'altro. E beh, è inquietante però a modo suo quell'affare, eh?
Devo capire dov'è questa porta sus. Perché mi ha dato una chiave. No, aspetta, c'era un qualche cosa che era chiuso. Mi sa un armadio. Possibile? Dove diavolo era qua giù l'armadio? Qui. Hai usato la chiave. Vestiti, vestiti. E un crocifisso. Quindi adesso posso fare questo esorcismo sus? Cioè, parliamone. Quale bambina non sa fare un esorcismo? No, non posso uscire ancora. Ah, ragazzi, ho tutto, ma dove devo fare sto rituale sus? Io pensavo dovessi tornare nel punto d'inizio del gioco, invece no. Ah, questa stanza non c'era andato? Beh, certo, dire a questo quadro che sembra un uomo arrabbiato, ragazzi. Stiamo toccando alti livelli qua, eh. Ragazzi, sempre il momento sus. Ok, ha detto che ci sono dei vestiti che mio padre potrebbe usare, va bene. Ok, ho preso lo sgabellino. Mi piace che più ripasso nelle stanze, più vedo oggetti sus. Ora con lo sgabellino posso arrivare in posti alti, tipo questo mobiletto qua. Ok, ho usato il mobiletto ma non c'è niente lassù. Ah, sto giro era vicino, eh. No, ragazzi, mi ricordo che... Ok, un'altra croce, perfetto. Ok, ho sentito un suono, quindi deduco abbiamo tutti gli oggetti per fare questo esorcismo. E mo che devo fare però? Allora, abbiamo tutti gli oggetti, ragazzi, però non so dove va fatto questo esorcismo. Ah, attenzione! Questa porta non c'era un attimo fa, eh? Quindi la porta segreta si apre solo se hai tutti gli oggetti. Abbiamo preso un'altra achievement. Arriva nel labirinto, addirittura, ragazzi. Ah, adesso è diventato un gioco in prima persona. Ok, questo è creepy, ragazzi. Guarda che simpatica Umi, ho la thumbnail del video. Devo un attimo fare delle manovre per andare dritto senza sbattere contro questi vetri. Parliamone, perché non dovrebbe esserci un labirinto in una casa del genere, ragazzi? Parliamone. Posso interagire con questo? Ok, ne mancano solo due di croci. Ok, ok, ho trovato un'altra. Manca solo una croce. Però mi è contenta Umi. Chissà perché è così contenta. Io non mi starei divertendo nelle circostanze di Umi, eh. Però vabbè. Sono ragazzini, come si dice, no? Ragazzi, l'importante è che Umi si diverti. Io mi sto divertendo un po' di meno. A me mi sta venendo un po' di stressa, ve lo dico. Poi ragazzi, ripeto, per essere un giochino così, riesce a essere dannatamente d'atmosfera. Eppure da sta parte non si può andare. Io ho sempre il terrore che ci sia un jumpscare da dietro, ragazzi, ve lo dico. Però, scusami, sono tre strade, ragazzi. Non è possibile che sono tutte e tre sbagliate. Da una parte siamo tornati noi. Ok, l'ho trovata. Buono. Dai. E adesso? Strano che quell'affare non mi attacca, ragazzi. Sinceramente, sembra tutto troppo facile. L'uscita? Ok. La porta è aperta. Va bene, ok. Ragazzi, mi aspettavo molta più violenza. Arriva nel rituale, nel cerchio rituale. Ok. Avete visto che prima Umi era contenta, adesso è tornata triste? Sus questa cosa. Abbiamo messo una candelina. Posso fare il rituale in questo punto. Devo mettere tutti gli oggetti a forma di cerchio. Una croce qui, croce qui, una candela, croce, quadretto, croce, candela, croce. Ok, tutto è a posto. Non so neanche what I should even say, non so cosa devo dire. Quel useless man, quell'uomo inutile, è sparito davanti a me. Giustamente non ci ha detto che dobbiamo dire. Ok, non è successo niente. Pirica, pirica, pirilala... Poporina? Peperuto? Ha funzionato così a caso? Cioè era quello il codice rituale? Ok, vedo una sagoma gigantesca che sta arrivando. Un coniglio Slenderman alto 6 km. Buongiorno? Terra chiama Umi? Umi? Ok, non parla? Sembra che l'uomo dell'affitto non sia qui. Cerchiamo di aprire i pacchi che possiamo. Non ci pensare. La porta è aperta. Potresti andare a controllare. Ok. Umi, non penso che dovremmo andare dentro quella casa. La fine. Back home. Finisce la tua prima run. Ragazzi, ma lo sai che è carino? E sono intrigato perché non è finito. Sono tipo 10 achievement, ne ho presi 4. Quindi cambia a seconda di quante volte lo giochi? Aspetta, forse è una specie di mini loop. Quando lei è entrata dentro casa si è attivato il loop, poi quando è uscita
Il loop stava per ricominciare, lei l'ha rotto perché ha fatto il rituale. Ok, sì, avrebbe anche senso. Ok ragazzi, ma io mi chiedo, se adesso premo play, cambia qualche cosa? Ah, questo dialogo non c'era. Se presti attenzione, puoi ascoltare il rumore dell'oceano fin da qui. Non posso sentirlo. Ah, ma questi dialoghi c'erano pure prima? Hai cambiato idea, Umi? Pure la mamma allora ha cambiato dialogo? Puoi controllare dentro casa mentre noi ripuliamo la macchina, Zoro? Ti dovrebbe dare le chiavi. Che bella vacanza che avremo in questo posto. Un altro achievement. Parla con tutti i membri della famiglia due volte. Ah, magari si attiva perché l'abbiamo finito di nuovo. Va bene. Ragazzi, lo vogliamo rigiocare? Magari è cambiato qualche cosa dentro. Ok. Devi fare il rituale. Che poi secondo me è lui in realtà il fantasma. O il mostro che sia. Sì, altro che il povero uomo dell'affitto. Sì, il dialogo mi sembra identico. Devo lavarmi le mani. Ah, il lavandino funziona, vedi? Questo non l'avevo trovato prima. No, per adesso non ci sono dialoghi nuovi, ragazzi. Sto cercando di ricliccare tutto, ma... questo è il labirinto. Ragazzi, lo voglio rifinire un attimo al volo per vedere se mi sono perso qualche altra cosa oppure il gioco magari ha un finale diverso. Vediamo un po'. È un mistero perché qui lei sorride, eh. Ok, ragazzi, vediamo se il finale cambia. No, mi sa che il finale è uguale. Ha ridetto le stesse cose e ci rista il coniglio gigante. Ok, ragazzi. Di fatto noi esorcizziamo questo posto e quindi GG. E invece è cambiato, ragazzi, il finale. Cazzarola, è cambiato il finale. Umi, stai ascoltando? Lei sempre con questo sorriso spalmato. Sto dicendo che la nebbia si sta facendo più densa, la vedi? Mamma, siamo quasi arrivati. Ma che carina questa cosa, la fine. Quindi deduco che c'è un altro finale. Se lo finisco per la terza volta, ma con quello che pensa il fratellino. Così sono tutte e tre. Carino. Che poi pure il rituale sus, tre candele e loro sono tre. Un padre, una madre, un bambino e loro sono padre, madre e bambina. Allora ragazzi, a questo punto mi voglio vedere gli achievement però ragazzi. Ne ho presi 6 su 9 e lo voglio platinare a questo punto. Voglio vedere quali sono gli achievement che mi mancano, scusatemi. Completa il gioco in meno di 10 minuti. Interagisci con tutti gli oggetti della casa. Get all the achievement. Ok ragazzi, ci mancano questi due. Devo farlo in 10 minuti e vedere tutti gli oggetti. Ma io sono convinto di aver parlato con tutti gli oggetti, ragazzi, in casa, eh? Allora ragazzi, proviamo a prendere quello dei 10 minuti. Cerchiamo di finire il gioco in meno di 10 minuti. Velocissimi, andiamo. Vai ragazzi, proviamoci. Non dovrebbe essere difficile. Sappiamo benissimo cosa fare, velocissimi. Andiamo a parlare subito con l'omino. Vai, vai, veloci, veloci, veloci. 10 minuti ci abbiamo, eh? Vai. Parliamo con lui, velocissimi. Velocissimo, velocissimo, vado, vado, sono tutto, via, via, via. Via, 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 dai. Via, 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 ho capito, via, via, dai Umi, veloce, veloce. Preso. Sgabellino. All'inizio, forza, candeline. L'unica cosa, ragazzi, non mi devo perdere nel labirinto. Candela. Ok. Qui dentro. Qui c'era qualcosa, mi ricordo, qui. Crocifisso. Non c'è niente. La chiave sta qui. Presa la chiave. Presa. Sì, 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 su. Ah, ecco, ora capisco. Questo affare che mi stalkerà mi fa perdere una marea di tempo. Giustamente, ragazzi, ha tutto senso. Ok. Andiamo. Non mi devo perdere qui, ragazzi. Siamo tipo a 3 minuti. Velocissimi, vai, vai, vai. Dai, 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 dai. Non mi devo perdere dopo la terza croce, ragazzi. È la mia unica paura. Perché le prime due sono facilissime. La terza, se mi blocco, mi frega malissimo. Allora, questa è facile. Che però non è che magari questo se lo sta immaginando tutto quanto. Tutto nella sua testa. Sus. Questo. E poi devo tornare indietro. Ok, forse ce la facciamo. Devo posizionare subito gli oggetti. Forza. Dai, 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 forse ce la facciamo. Preso! Ok, abbiamo preso l'achievement. Completalo in meno di 10 minuti. Bene. Abbiamo preso pure questo. Tra l'altro è la terza volta che lo finiamo. Magari c'è una scena col fratellino. Ah no, è la stessa col papà. Va bene. Allora, quello che non capisco è quello che dice di parlare con tutto, ragazzi. Evidentemente mi sono scordato di interagire con un oggettino. Con tutti gli oggetti della casa.
E poi l'ultimo è ovviamente il platino. Va bene. Oh, ragazzi, iniziamo. Ma sono sicuro di aver parlato con tutto. Qui niente. Dai, raga, capisco che c'era una percentuale bassissima dall'altro di persone. Questo achievement, ma... è qualcosa di veramente così nascosto. Ah, l'ho preso! Ho vinto! Era questa finestra! Dai, cazzo! Sì! E dai! L'abbiamo platinato! Era questa finestra qui! Dai! E so come finire il video, ragazzi. Con un'immagine caratteristica di questo video. Cioè con la nostra Umi che ci sorride davanti. Quello sarà il finale del video. Ragazzi, non so quanto sarà venuto lungo questo video, ma penso verranno video minimo mezz'ora, 40 minuti, perché cercherò di mettere tutte quante le informazioni in questo video incredibile, ragazzi. Io non so se questo gioco avrà un sequel, non so niente, però nel complesso, per essere un giochino gratuito da 200 mega, è veramente carino, perché ti riesce a mettere sicuramente il mood dell'atmosfera, c'è. È carino lo stile puccioso di Animal Crossing. Potevo rendere l'entità un pochino più sus, però dai, ci può stare un coniglione gigante in stile Slenderman, ragazzi. Ragazzi, ripeto, per quello che è questo giochino è veramente carino. Quindi ragazzi, io spero che questa idea di questa formulina magica, di questa sottorubrica dei giochini horror vi possa far piacere. Spero che questo video vi sia piaciuto incredibile. E noi ci vediamo nel secondo episodio di questa sub rubrica, che sarà su un altro giochino. Questo l'ho trovato io, sembra strano pure quello. E vedremo che succederà incredibile. Non so se riusciremo a platinare pure quello, però è un bel ricordo che sicuramente mi porterò nel mio cuoricino godoso. Incredibile, salutiamo Umi. Ragazzi, che cosa sono un po'? E ci vediamo al prossimo episodio. Woo!